Ciao e bentornato, io sono come sempre Pasquale. Credo che tu molte volte ti sia trovato sul mercato, soprattutto all'inizio della tua avventura nel campo degli investimenti come ho fatto io, e ti sia messo a cercare delle azioni, quelle che costassero il meno possibile, magari per poterne comprare di più col tuo budget molto ridotto. Io ho fatto così e credo di averci buttato, smezzato qualche soldino per scarsa esperienza. Il mondo degli investimenti ai novelli investitori come me sembra un luogo in cui ci vengono rubati i soldi e vengono rubati i soldi a chi non li ha, mentre i cosiddetti lupi della borsa fanno di tutto per guadagnare sempre di più facendo i soldi alle spalle dei poveracci come me. E forse in alcuni casi questa storia è anche un po' vera, ma nella maggior parte non lo è. L'inesperienza gioca dei bruttissimi scherzi e non sono divertenti. Oggi però ho per te un video un po' più leggero del solito, molto più leggero di questa deprimente introduzione, quasi quasi di un film neorealista dei primi del Novecento. Infatti volevo condividere con te una mia curiosità che ho approfondito un po' nel tempo perché mi sono sempre chiesto, mentre guardavo le azioni sui mercati, quali fossero quelle più costose, anche perché da perfetto idiota dicevo sempre a me stesso: quando vincerò questo beneamato Superenalotto, mi comprerò quelle più care di tutti perché così, quando le azioni andranno a crescere, andranno alle stelle, guadagnerò un sacco di soldoni. Sarò il più ricco degli altri. Invece ero il più fesso degli altri e soprattutto penso che dipenda dai punti di vista. Forse sono ancora un po' fesso. In ogni caso, dopo essermi frustato da solo, volevo condividere questa piccola curiosità che è un frutto di ricerche su internet, blog, articoli, video su YouTube, per cui ovviamente non è farina del mio sacco perché non sono così esperto, ma ho fatto qualche ricerchina. Passiamo a vedere queste quattro azioni costose aggiornate al novembre 2019. Ci tengo a ricordare che il fatto che queste azioni siano molto costose non ne determina il fatto che esse siano anche per forza un buon investimento per il futuro. Potrebbero essere state un buon investimento per il passato, ma non esserlo più. È una buona analisi dell'azienda e dei suoi fondamentali ha una cruciale importanza per capire quali prospettive di ulteriore crescita può avere l'azienda nel futuro, oppure quali siano i possibili motivi che la possano fare crollare nel presente o in un futuro prossimo. Le performance, come si dice sempre in questo ambiente, le performance passate di una qualsiasi azienda nel mercato, anche la più grande, non sono assolutamente un segno che le stesse performance vengano mantenute poi nel presente e che vengano portate avanti nel futuro. Tre regole: studiare, studiare, studiare sono le tre regole fondamentali in questo stupendo ambiente. Se pensi che aziende come Google o Apple o Amazon siano nelle prime quattro, bene, ti stai sbagliando di grosso, perché sicuramente le troverai nella lista delle più care in termini di azioni, ma non in questa delle prime quattro. Prima di darti questa top 4, ti volevo invitare a iscriverti a questo canale, cliccare la campanella delle notifiche per non perderti nessun contenuto successivo se questi contenuti sono di tuo gradimento e ovviamente se il video ti piace, per favore, spollicia in su e se devi spollicciare in giù, fammi sapere perché così posso anche migliorare i contenuti del canale. Condividi questo video così puoi far crescere il mio canale il più possibile. Aiutami a raggiungere l'indipendenza economica. Se vuoi condividere questo progetto con me, per favore trovi un link qui sotto di PayPal e puoi fare delle donazioni a me che io posso utilizzare per appunto raggiungere questa indipendenza economica. Bene, partiamo da questa top 4, dalla meno costosa, si fa per dire, e poi saliamo alla numero 1, che sicuramente, molto probabilmente già saprai quale essa sia. Al quarto posto troviamo la NVR Incorporated. Questa è un'azienda americana di costruzioni e mutui commerciali, per cui ad aziende. Azienda che ha il proprio quartiere generale a Reston, in Virginia, e controlla altre sei sussidiarie che hanno, nel loro insieme, costruito case per circa 400.000 persone in 15 stati diversi degli Stati Uniti d'America, per cui un business molto grande. Ma il suo business si sta anche espandendo oltre gli Stati Uniti. E soprattutto il supermercato immobiliare si sta espandendo verso il mercato orientale, dove la crescita dello stile di vita sta incrementando la richiesta di immobili di alta qualità. Le azioni dal 2017 hanno avuto una sovra-performance quasi del doppio rispetto al mercato di riferimento. Attualmente
le azioni si sono raddoppiate e quotano 3.689 dollari per azione, il doppio, se ci pensi, di quelle che Amazon ha più o meno al momento. Arriviamo al podio, al terzo posto. Qui troviamo la Seaboard Corporation. Questa azienda è un enorme conglomerato specializzato soprattutto nel settore agroalimentare, ma non solo. Il settore agroalimentare è soprattutto sviluppato negli Stati Uniti d'America e per la maggior parte con la produzione e il trasporto di carne di maiale. Ma altri importanti core business di questo conglomerato sono nello zucchero o nel grano. Questo per quanto riguarda ovviamente il settore alimentare. Ma c'è anche il trasporto marittimo, che è una parte importante del business, grazie alla controllata che si chiama Seaboard Overseas and Trading Group. E poi anche al settore delle energie, grazie a un'altra controllata, che si chiama Transcontinental Capital Corporation, che produce energia nella Repubblica Dominicana. Le sue azioni al momento sono attorno alle 4.075 dollari ciascuna, per cui si sale parecchio. Al posto d'onore, per cui al secondo posto, troviamo la prima azienda in Europa, anche se non nell'Unione Europea, ma comunque si trova in Europa. Il Maître Chocolatier Lindt. E io provo adesso a dire il nome dell'azienda, ma non mi prendere in giro perché sembra più che un nome di un'azienda, per me che sono italiano, pare uno scioglilingua. Allora, l'azienda quotata in borsa è la Chocolatfabriken Lindt Ursprüngli AG, quotata all'Oxetra. Non credo che questa azienda abbia bisogno di ulteriori presentazioni, a parte dirti qual è, ma attualmente le sue azioni sono attorno ai 6.400 euro ciascuna, una cosa enorme per un'azienda che produce cioccolata. Oltre a marchio Lindt, però, l'azienda commercializza anche altri marchi in ambito cioccolatario, la Caffarel, la Ghirardelli, la Russell Stover, l'Obfauer e la Kufferle. Con un fatturato in aumento e che al 2017 era quasi 4.000 miliardi di franchi svizzeri, si tratta di un'azienda leader nel suo settore. Bene, siamo alla fine di questa lista e non poteva, come ovviamente potevi aspettarsi, trovarsi al primo posto l'inimitabile e tanto conosciuto l'oracolo di Omaha, Warren Buffett, con la sua famosissima Berkshire Hathaway, che con un prezzo d'azione che si gira intorno al momento alle 327.000 dollari ad azione, non credo verrà mai raggiunta, o perlomeno ciò non credo che accadrà finché io sarò in vita, e spero che manchi molto tempo a ciò, ad essere spodestata come azienda dalle azioni più care al mondo. La ragione principale di tale prezzo, ovviamente, oltre ad essere stato il grande fiuto per gli affari di Warren Buffett, ma anche del suo team che lo segue nei suoi investimenti, è da ricercarsi anche nel fatto che Warren Buffett e la Berkshire Hathaway non hanno mai fatto uno stock split, e per cui non hanno mai diviso le azioni, ed ha promesso, Warren Buffett ha promesso, che questo non sarà mai fatto per le azioni, per i circa 40.000 investitori che investono nelle principali azioni di Berkshire Hathaway, con una serie di movimenti giornalieri che sono ridotti all'osso. I marchi posseduti al 100% e per cui in cui Warren Buffett e investitori sono molteplici, e non ho ovviamente 600 ore e 600 pagine di video da scrivere, ma sono tantissime. Se vuoi diventare azionista Berkshire Hathaway, comunque hai una tua possibilità, perché è vero che le azioni A costano così tanto, ma ci sono anche le azioni B, che al momento quotano all'incirca attorno ai 300 dollari ciascuno, ma non sono parte di questo video perché non sono così costose. Bene, spero di aver pizzicato la tua curiosità con questo video e spero che tu abbia trovato queste informazioni perlomeno interessanti e curiose. Se sono state di tuo interesse, per favore ti chiedo nuovamente di iscriverti al canale, fammi crescere cliccando la campanella delle notifiche e condividendo questo video con le persone a cui pensi che possa interessare. E condividi con me le tue opinioni e i tuoi pensieri riguardo a questo argomento. Bene, per oggi e anche per oggi è tutto, e ci vediamo al prossimo video. Io ti saluto, alla prossima volta. Ciao!